Sì, grazie Presidente. Dunque, noi voteremo assolutamente contro questa mozione perché questa delibera della Giunta, che è stata poi contrattata anche attraverso la delegata alle periferie con le ACRU, serve a riportare ordine e legalità in questo settore che purtroppo deve essere ricondotto al codice degli appalti. Non è una questione di volontà di distruggere, non vogliamo distruggere nulla. Sono state date svariate alternative alle ACRU per poter eseguire questi lavori e ci sono 10 milioni di euro pronti, disponibili per essere impiegati in opere per queste periferie. Si parla di opere d'urbanizzazione che necessariamente che servono ai cittadini, come le fogne, l'illuminazione, l'elettricità. Ci sono situazioni abbastanza gravi e con questa delibera diamo la possibilità di mettere in campo questi soldi. Non scomodiamo Pasolini, perché Pasolini non c'entra assolutamente nulla, né non si sta parlando della Roma di quei tempi, ma bensì quella legge che ha istituito queste acque, una legge. È la legge sul condono edilizio, quindi non c'entra assolutamente nulla questo. Questa delibera serve a mettere ordine in questo settore che non ha alcun tipo, altrimenti non ha alcun tipo di legalità, poiché sì, sono soldi dei cittadini, ma sono soldi pubblici che il comune deve spendere e li dovrà spendere tramite le ACRU con questo sistema che queste linee di indirizzo che ha dato la Giunta. Non possiamo permetterci che non si rispetti la legge. Quindi voteremo no convintamente contro questa mozione. Grazie.